E buon Padre Celeste ancora, benedici tutti i bambini, gli orfani, i senza tetto, gli ammalati, i carcerati, Padre, le vedove, sì, Fritz, pregheremo per loro che sono in vacanza, che possono gioire dove sono e che possono divertirsi. Mentre loro si divertono, noi pregheremo per loro. Benedici ancora alla sorella Maria Caruso, 92, che è qui con noi. E benedici Padre ancora a Teresa Paonessa, 708, che è con noi, ad Alessandra Maina, 25. Benedici soprattutto il mio caro fratello Fritz, sì, Fritz, ma lei non lo sa che la lettura delle carte si mette in contatto con Satana. Lei non lo sa. Stasera forse aprirà gli occhi e butterà quelle carte. Si cancellerà con quel profilo di cartomante e loderà Dio. Ma se lei lo vuole fare, nessuno la dovete obbligare. Lei è grande e vaccinata. E per aiutarla mi deve chiamare in privato. Sorella cara, cartomante, chiamami in privato, scrivendo Angelo Picone in Google, trovi il mio sito, trovi il numero di telefono miei, mi chiami in WhatsApp che ti aiuterò. Gloria a Dio. Padre, ancora benedici tutte le mamme di questi giorni e quelli di ieri e quelli di domani, Padre. Padre, fai che questa sera rinnova lo spirito di tutte queste mamme, perché sono state affaticate tramite il virus, tramite tutte le tasse che arrivano da pagare, tramite che i loro mariti non lavorano più, tramite che non hanno cibo più per mangiare tutta la famiglia. Stendi la tua mano, Padre, e dona una benedizione solenne che possano tutti riprendersi da oggi in poi. Ognuno possa avere un posto di lavoro decente, che possa guadagnare di più del solito. E benedici, Padre, soprattutto tutti gli anziani, compreso me, che siamo in pensione, che possano aumentare le pensioni e soprattutto che i deputati cercano di fare il suo dovere, di mettere nuove leggi che questo paese possa rinnovarsi. Che questo paese possa riprendersi. Che questo paese possa trovare la vera vita in te, Padre, e in Cristo Gesù. E Signore, ancora benedici la sorella Laura, 80, con la sua piccolina, il suo sposo e tutta la sua famiglia e la sua casa. Grazie Padre per questa gioia che tu stasera donerai a tutti. E adesso, buon Padre Celeste, non ti dimenticare a nessuno.
Tranquilla, Laura, non ti preoccupare, domani la vedrai in YouTube scrivendo Angelo Picone. E buon Padre Celeste, adesso che abbiamo detto alcuni soggetti di preghiera, ti vogliamo mettere davanti ancora il mariti e le mogli che in questi giorni Satana ha quasi distrutto, che alcuni non ce la facevano più e volevano andare a fare la separazione. Signore, benedici tutti uno per uno, sia i mariti che le mogli, che possono comprendere il valore della vita, il valore della tua gloria, Signore. E soprattutto, Padre, stende la tua mano sui figli, perché quelli che dovevano divorziare, chi ci andava di mezzo erano i bambini. Benedici tutti quanti, Padre. E soprattutto, Padre, non ti dimenticare dei nonni. Perché i nonni sono le persone più soli, rimasti soli nella solitudine, nell'affiaccamento dell'età, nelle tensioni familiari e nelle difficoltà, padre, benedici tutti i nonni, avanti negli anni. E nella gioventù, chi è riuscito ad arrivare giovane, benedicilo pure, padre. Tutti nonni e nonne che possono trovare la gioia del Signore. E a tutti gli anziani che sono rimasti soli, abbandonati, richiesto dal fratello Fritz, pungitore. Il suo cuore si è modellato. Fritz è diventato un altro uomo. Ha mandato due rose. Grazie, Fritz. E per questo gesto della tua richiesta, che ti sei interessato agli anziani soli, il Signore ti benedirà. Un saluto alla sorella Barbara Signorello che è entrata in Facebook, in diretta. Che Dio ti benedica a te, Barbara Signorello. Ora ogni sera saremo in linea. Spero che tuo marito stia bene. Fammi sapere domani, me lo scrivi o mi chiami domani mattina, come vuoi. Fammi sapere perché dobbiamo dargli un aiuto molto importante. Sto pregando molto per Alfio, tuo marito, che possa abbandonare tutto quello che lo tiene legato e non vuole metterlo davanti a Gesù. Stiamo pregando tutti nella santità di Dio, di Gesù, che possa commuoversi Alfio, tuo marito, e chiedere perdono, sperando che lui lo farà, così lui l'ha capito, non c'è niente da fare se non si va a Gesù. I medici non possono aiutare, possono solo calmare con la morfina, con la droga e con altro.
il dolore, le difficoltà, ma non possono farle passare. Fratello Fritz dice: Dio è grande e ci ama tutti indistintamente e manda un cuore e manine giunte. E il Signore stasera vuole dire a tutti coloro che sono nella distretta: state sempre più vicini all'Eterno, perché solo l'Eterno può aiutare a tutti coloro che sono nel disagio. Solo Lui può fare tutto quello che ci aspettiamo, lo può fare solo Lui. Rudy 716 dice: alleluia, bisogna tagliare i capelli. No, Rudy, mi dispiace, ti devo dirlo a malcuore. Questi capelli hanno un segno, lo vedrai fra qualche tempo. Hai capito? Hanno un segno, lo vedrai fra qualche tempo. Fra qualche tempo lo vedrai, punto e basta. È inutile, non c'è senso e non c'è niente. Hanno un senso che lo vedrai presto. Non li taglierò, punto. E buon Padre Celeste, benedici Rudy 716. Sì, poi te lo dirò, Rudy. Benedici padre Rudy, che possa trovare il senso della vita in te e in Cristo Gesù. Grazie, Padre. E benedici padre tutti coloro che non la pensano come me e come te, Padre. Benedicili, aiutali e soprattutto consacrali al tuo figliolo. Rudy, io me ne frego che non ci credi. Io ti devo benedire. Poi tu fai quello che vuoi. Io non ti devo sforzare. Voi mandate una pioggia di banconote, sarai accontentato. Presto avrai la possibilità di trovare un lavoro molto degno di ciò che cerchi tu e guadagnerai una pioggia di banconote che neanche sai da dove arrivano. Ecco, questa è la mia benedizione per te. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici Rudy che possa cambiare la sua mentalità. È ancora giovane, non sa quello che dice. Dice che vuole denaro senza lavorare. E va bene. Hai 53 anni. E che cosa sono 53 anni? Io ce ne sono 80. Ad aprile ne compio 70. E forse se ci mettiamo vicini, io sono più giovane di te. Chiamami in privato che ti svelo il segreto e così gli anni non contano più per te. Se hai problemi, se
Se tu non vuoi lavorare e vuoi il denaro, vuol dire che hai problemi in casa con tua moglie se sei sposato. Sicuramente avrai tanti problemi, tantissimi. Chi non vuole lavorare in casa non c'è pace. Io non stai a fare una cosa come so. Va bene, quando viene detto qualcuno che mi dice però. Ah, sei solo e hai un cane. Benedetto tu che sei solo e hai un cane. Il cane è sempre d'accordo con il padrone. Bravo, a 55 anni hai un cane e sei solo. Non hai seminato, non ti sei sposato, non hai figli. Sei solo e forse morirai solo. Non vuoi lavorare. E vuoi denaro senza lavorare? Che vuoi più? Guarda che dal primo fino all'ultimo Frizzi ti può dare solo le lattughe sue che semina. Ti li raccoglie lui stesso nel suo campo e te li regala. Dagli l'indirizzo. Hai seminato senza figli. Hai Non mangi verdure. Hai seminato senza figli. E va bene. L'hai voluto tu sicuramente, hai fatto marcia indietro. Non è un peccato. Ma adesso. Se ti viene il virus e sei solo, il cane non ti può mettere l'acqua fresca nella fronte mentre tu sei in agonia. Ma se avevi una moglie o una figlia oppure un figlio, si prendevano cura di te. Io pregherò che non ti viene il virus, perché quest'anno il virus sarà molto forte, potente sarà il virus quest'anno. Spero che non ti viene il virus, perché sei solo. E quando uno è solo non è buono neanche in paradiso. Cercati una compagna più presto. Perché potresti aver bisogno di aiuto. Non sei neanche vaccinato, hai fatto bene che non ti sei vaccinato, perché chi si è vaccinato ha problemi grossi da quest'anno in poi. E non ti vaccinare, il tuo vaccino sarà solo Gesù, se crederai in Lui. Hai capito, Rudy? Quando chiudi gli occhi sarai morto, no! Tu li devi chiudere gli occhi solo per chiedere perdono a Gesù e poi li aprirai contento e soddisfatto. Hai capito, Rudy? Se l'hai capito, mi fa piacere. Mi sono vaccinato sotto al militare. Vabbè, quei vaccini tutti l'abbiamo fatto. Il vaccino di adesso che è pericoloso. Ma l'hai detto già che non credi a Gesù, l'hai detto già, non c'è bisogno che lo ripeti. Adesso mi interessa che tu stai dialogando con un figlio di Dio che ti vuole aiutare. E vai nel mio sito, prenditi la penna e ti scrivi Angelo Piccone e lo scrivi dove vuoi tu, in Google
oppure in YouTube. E scrivi pure il mio sito. Hai capito? Il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. Ma già se scrivi Angelo Piccone lo trovi in Google. Trovi il mio libro, leggilo, può darsi che quella durezza che hai nel cuore possa sciogliersi come una candela accesa. No, io non faccio sermoni, e quello è bello, Rudy, io non faccio religione, Rudy. Io ho abbandonato la religione da molto tempo, sai? Io solo parlo dei miei errori agli altri perché loro non possono farle anche loro, che così non soffriranno loro per gli errori che ho fatto io. Solo questo parlo. Hai capito? Non parlo di religione. Le religioni mi sono accorto che non servono. Sai perché? Perché chi, ognuno si è fatto una chiesa, ha messo delle regole per conto suo. No, non devi pregare nessuno, amore, Rudy, a nessuno devi pregare, a nessuno, perché non meritano nessuno di pregare per loro. Tu devi pregare solo per te. Non devi pregare a nessuno. Devi pregare solo per te, per quello che ti potrebbe venire. E dire, Dio, io non ti ho mai pregato. E adesso voglio pregare per me, non per te. E preghi per te. Ci siamo adesso. A te ci pensi senza pregare, l'importante è che ci pensi. L'importante è che ci pensi, Rudy. Quanti amici c'hai? Così ti faccio salire nella live. Aspetta che guardo quanti amici c'hai. Allora, 14 follower e 140 seguite, ce n'hai pochi. T'hai fatto il profilo nuovo da poco. Ti sto seguendo io. Ti ho chiesto di seguirti, accettalo. Bene, adesso che abbiamo familiarizzato, io ti voglio bene, te lo come un fratello, perché più o meno mi viene vicino con gli anni, 55 anni, a 70 anni, quasi quasi ci siamo. Manca un pochettino. Ci sono passato io pure a 55 anni ed ero nel fiore della gioventù e mi sembrava tutt'oro. No, e non ragionavo come ragionavo adesso, ragionavo come te, duro, forte. E quando sono passati un po' di anni sono diventato un po' più mollo, un po' più flessibile, perché ho cominciato a capire che la durezza mi andava finendo, mentre salivo le scale di qualche piano, che mi veniva l'affanno addosso. E mentre sentivo alcuni dolori,
sul corpo, sulle braccia, sulle spalle e mi sono ricreduto. E ho detto basta, non ce la faccio più. Chissà, forse potresti dirlo anche tu, fra qualche anno, qualche 10 anni, qualche 20 anni. Comincialo a meditare da adesso. Te l'ho detto, perché la vita non è sempre così bella come sei adesso. Ci sono gli alti e bassi di questa vita. Mentre finisce tutto quello che in questo momento possediamo, perché ci sarà poco cibo, quanto prima, e quel poco che ci sarà sarà caro e amaro, e non tutti si possono comprare il cibo presto. Alcuni devono ricredersi mentre non possono comprare il cibo. Io ti ho detto la realtà dei fatti. E mentre l'ho detto a te, lo stanno sentendo tutti. Perché presto queste aree fredde, congelate, congeleranno tutte le terre che ci sono. E la terra non produrrà per bene, produrranno soltanto chi i contadini si sono preparati delle serre con i condizionatori, sia d'estate che d'inverno, solo quelli produrranno. E tutto quello che uscirà di quelle serre non basterà. E costerà un occhio di quadrini. E non tutti hanno quest'occhio di quadrini. E non so tu quanti quadrini c'hai. E non lo voglio sapere. Ti ho detto la realtà della vita che sarà dopo. Di oggi in poi, fattene cura. Ti rassegni a morire, sono fatti tuoi. Io ti ho detto la vita per te. Non ti ho detto di morire, ti ho detto come stanno le cose. Ora sta a te prendere, come si dice, spunto e va bene, se tu ti rassegni in questi modi che dice. Sì, morirà di fare, pazienza, ti rassegni e dici non si può vivere per sempre. Ma che cosa sei venuto in questo mondo a fare? Ma che cosa sei venuto in questo mondo a fare? A vivere da solo con un cane? E se muori non ti importa niente? Ma che cosa sei venuto a fare in questo mondo? Ma per quale motivo sei venuto? Per quale motivo sei nato? A quale scopo mangi per vivere?
hai avuto 6 cani, e allora hai avuto una bella famiglia. 6 cani già sono una famigliola. Che bello. Perché tua madre ti ha partorito, ma tu hai campato. Se tu non volevi campare, perché sei stufo di questa vita, perché hai mangiato? Perché ti sei nutrito? Perché hai continuato a dormire? Perché non te ne sei andato subito dove vanno tutti quelli che riposano? Ah, non sei stufo. E quando sarai stufo? Quando non potrai più mangiare? Lo stomaco non ragiona come te. Io conosco il fegato e gli intestini. Io conosco il fegato e gli intestini. Hai fatto il militare, allora te ne hanno fatto cavettoni mentre entravi dalle porte. Io sono medico cristiano. Gesù mi ha insegnato la medicina, non quella dei dottori, è un altro tipo di medicina. Io sei stato alle scuole ufficiali, sei stato, meno male, così non hai avuto cavettoni. E mangiare ti piaceva? A militare? No, e allora dove mangiavi? Al ristorante o in pizzeria? O facevi qualche panino magari? Dove andavi a mangiare? In caserma c'è zio Carlo che dice: io ero nella Folgore a Pisa. Mi fa piacere, zio Carlo. E senti, che cos'eri tu, ufficiale oppure cadetto? Zio Carlo ha sempre mangiato in caserma, e allora ti piaceva mangiare. Non sei come Rudy 716 che non gli piaceva mangiare in caserma. Allora ti nutrivi bene in caserma. Ah, Rudy stava in marina. Alla Maddalena, ecco perché alla Maddalena si stava bene. Bravo, bravo Rudy. Dio Carlo dice: io militare di leva, congedato sergente. Ah, hai visto? Allora hai fatto progressi, sei stato nominato sergente. Che bello, zio Carlo, vedi, si vedono le persone che hanno un tatto della vita. Vedi che differenza c'è tra te e zio Carlo? Lui ha avuto successo, si contenta del mangiare della caserma e anche ha avuto delle cose di maggiorazione a sergente. Zio Carlo dice: è che avevo pochi soldi e mi facevo piacere la mensa di caserma. Non ha importanza, zio Carlo, non tutti avevamo molti soldi quando eravamo a militare.
Ma ringraziate Dio che nostra madre, nostro padre e i nostri familiari ci hanno insegnato a mangiare tutti i cibi, sia quelli buoni che quelli scadenti, perché ci siamo abituati a tutte le intemperie e io ne sono gioioso. A dispetto di Rudy, che non gli piaceva il cibo, eppure lui nella marina non è come il militare delle caserme sulla terra. Nella marina c'è un po' di comprensione nella cucina e in tutto. Rudy dice: io ho fatto 6 anni che mi sono bastati tutta la vita. Io troppi grandi ho scalato, da tenente in su. Allora hai fatto anche tenente in su, hai fatto. Bravo, bravo Rudy. Hai visto che piano piano ti stai aprendo, Rudy, amore mio. Posso chiamarti amore mio nel Signore? Sai che comincio a volerti bene, Rudy. Ti voglio bene, Rudy. Dio Carlo dice: non è che ero bravo, è che il mio incarico prevedeva di congedarsi sergente. Ho capito, Dio Carlo. Rudy dice: non ho mai mangiato male. Bravo, Rudy. Ma non mi piaceva la vita militare, dice Carlo, zio Carlo. Rudy dice: a me piaceva molto la vita militare. Sono stato anche nel Golfo Persico. Che bello! Vedi che ti stai aprendo. Io ringrazio il Signore. Fratelli e sorelle, preghiamo per tutte e due. Per zio Carlo e anche per Rudy, Rudy 716 e zio Carlo, perché si stanno aprendo tutti e due. Chissà se non si apre un altro. Sta arrivando un caro fratello amato che se vuole lo posso invitare qui. Gloria a Dio. Allora Rudy dice: sorveglianza, difesa, installazione. Allora sei un tecnico, allora. Bravo Rudy, che bello. Stasera mi sta piacendo questa live di apertura spirituale, materiale, consulenza di qualsiasi tipo. Un rapporto amichevole, che potrebbe sciogliere tutti i pesi delle anime delle persone. Mentre parliamo in questa live, se vuole salire qualcuno nella webcam, può salire. Date l'invito e vi invito. Gloria a Dio. Bene,
ho invitato qualcuno, se si sentono di salire, zio Carlo, quanti amici c'hai tu? 200 seguiti e 27 follower, ce n'hai poco, non puoi salire, devi avere 1000 amici e 1000 follower. Ti sto dando e mi segui, cerca di aggiungere 1000 amici e 1000 follower, così potrai salire, zio Carlo. Allora dice zio Carlo, io 3 mesi in Libano nel 1982, ma l'ho fatto solo per soldi. Sì, perché lì ti davano la trasferta, ti davano anche la differenza, perché c'era un poco di problemi. Mi sembra che in quel tempo c'era un po' di guerriglia, o mi sbaglio? E davano un supporto a chi andava nel Libano di denaro in più. Dio Carlo dice comunque se avessi potuto avrei volentieri fatto a meno di fare il militare di leva. E va bene, ormai l'hai fatto, sii contento perché hai avuto una bella esperienza, come vedo. La tua esperienza ti ha cambiato molto, ti ha fatto capire la vita, la vera vita. E magari prima ragionavi di un modo e quel militare ti ha trasformato, ti ha fatto vedere come la vera vita, come va vissuta, come va attaccata in noi. Ebbene, adesso Rudy dice, nel 1989 prendevo 3,5 milioni al mese, di lire forse, 3 milioni e mezzo al mese, di lire sicuramente. Sì, zio Carlo dice, c'era la guerra e c'erano gli americani in Libano perché avevano fatto saltare un Palazzo USA. Sì, di lire, sì, mi ricordo quel tempo più o meno perché, ecco, però non ero sicuro, capisci? Per questo ho domandato. E tu quando sei andato là già ti hanno fatto la proposta che ti davano un po' di denaro in più e l'hai accettato. Questo è bello. Rudy dice che è stato anche nel Golfo. E ne hai fatto allora di strada, Rudy. 716. Che bello, hai visto? Hai visto che stasera il tuo cuore è cambiato? Buonasera Luigi Teresa, che scrive sera, pace e bene, fratello, pace, pace, amore mio, Luigi Teresa. Come stai, amore? È un po' che non ci sentiamo. Da adesso in poi, ogni sera, ringraziando a Dio, se riesco, non prometto al 100%, ma faremo delle live amichevole, perché voglio che tutti vi aprite, che nessuno resti confuso più. Voglio che tutti vi aprite nel discutere, non con me. Tra di voi, e se c'è qualcuno che vuole salire, può salire. Se avete 1000 amici e 1000 mi piaci, potete salire. Chi non ha 1000 amici e 1000 mi piaci, andate nel mio profilo e vi aggiungete tutti i miei amici e i miei ancora sia amici che anche quelli che avete bisogno che vi mancano. Va bene, andate nel mio profilo, io ce ne ho tanti, aggiungeteveli tutti, così mentre ve li aggiungete, quando entrate nella mia live, sono vostri amici già. Allora, Luigi dice, ti fa piacere se leggiamo la lettera insieme? Sì,
Luigi, mi fa piacere, mandami il versetto che la leggiamo subito. Non ne mandare tanto perché abbiamo una lettera da leggere pure, in Salmo 89, se ce la facciamo. Allora, Dio Carlo dice, io solo per soldi, la mia famiglia non aveva mezzi economici e l'ho capito. Poi ha detto anche, Dio Carlo ha detto, un camion bomba, lavoravi in un camion bomba, perfetto. Io allora mi piaceva farlo in militare. È solo che non ho potuto farlo in militare perché io ero l'ultimo della famiglia di 18 figli, tra vivi e morti. E mio padre era molto grande, mia madre mi aveva lasciato a 4 anni.